Ciao a tutti gli amici di xmardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare le Bitfenix Flow, un headset multiuso che avremo la possibilità di collegarlo sia al nostro smartphone sia al computer tramite i cavi e gli adattatori inclusi nella confezione, che vedremo nel corso di questo unboxing. Partiamo subito dalla confezione. Nella parte frontale troviamo il modello delle cuffie e un'immagine illustrativa delle stesse. Il logo Bitfinex è un altro piccolo logo che ci ricorda che le Flow sono dotate di un microfono rimovibile. Inoltre presenta un'apertura trasparente che ci permette di visualizzare il prodotto all'interno. Nel retro della confezione è presente un'ulteriore immagine illustrativa delle cuffie e una del bundle. Non manca una breve descrizione sulle cuffie, le specifiche tecniche e il contenuto del bundle. Ai lati troviamo le colorazioni disponibili delle Bitfenix Flow. In questo caso noi andremo ad analizzare le Bitfenix Flow in colorazione nera, ma sono disponibili anche in bianco, rosso e blu. Procediamo dunque all'unboxing. Le cuffie sono ospitate in un blister di cartone. E al di sotto troviamo il relativo bundle, che adesso andremo ad analizzare prima di passare alle cuffie. Dunque, il bundle si compone di un foglietto per la garanzia, un altro foglietto che ci ricorda il bundle incluso, che è composto da 1 metro di cavo per il collegamento con i nostri smartphone, un cavo sempre di 1 metro per il collegamento con il computer ed il relativo adattatore lungo 2 metri se avessimo bisogno di una prolunga e ovviamente del microfono. Procediamo dunque ad analizzare i singoli oggetti. Partiamo dal microfono. Come possiamo vedere, è dotato di un connettore da 3,5 mm con placcato in oro, quindi per la qualità di questo headset si vede già da questi piccoli dettagli. Il microfono è di tipo flessibile, come possiamo vedere. Passiamo dunque ai cavi inclusi nella confezione, che sono dunque, vediamo un poco. Ok. Partiamo dal cavo di 1 metro, sempre con jack da 3,5 mm per collegare le cuffie al nostro smartphone ed relativo cavo per la connessione al computer. In questo caso è già innestata l'adattatore prolunga per le cuffie nel caso ne avessimo bisogno. Il controller è inline. È dotato di un attivatore e disattivatore del microfono e del relativo controller per il volume. I connettori anche in questo caso sono sempre placcati in oro. La terminazione ha un rivestimento in alluminio con inciso il logo dell'azienda Bitfinex. Passiamo dunque alle cuffie che sono ospitate in due rivestimenti in plastica per proteggere i padiglioni. Come possiamo vedere, le cuffie sono abbastanza di ridotte dimensioni. La colorazione, ovviamente, in questo caso è nera e il logo Bitfinex stacca sulla colorazione nera opaca. E anche i padiglioni hanno una superficie rivestita in colore argento per dare più eleganza all'headset. I driver sono da 40 mm con un rivestimento in gomma soft touch che ci permetterà di eseguire i nostri brani o comunque di ascoltare la musica e di averle indossate per lungo tempo. Le Bitfenix Flow hanno questo archetto sempre rivestito con un rivestimento in gomma che ci permetterà di non affaticare la testa. Unica cosa è che non avremo la possibilità di regolarle come spesso si fa con gli headset da gaming, in quanto hanno una misura standard, ma dovrebbe calzare senza problemi su ogni capo. I padiglioni sono anche semi-movibili, in modo che possiamo adagiarli meglio sulla nostra testa e come abbiamo già detto, il look è abbastanza elegante. Nel padiglione di sinistra troviamo i due jack, i due ingressi, scusate, per il microfono e per le cuffie. Queste qua lo sfrutteremo quando dovremo collegare le Bitfenix Flow direttamente al nostro smartphone. Per ora è tutto, per ulteriori immagini e per la recensione scritta completa vi rimandiamo al nostro sito www.xmardware.com. Un saluto da tutto lo staff.